Salve a tutti voi, ben ritrovati. In questa puntata parliamo dei doveri del committente di lavori edili. Chi fa fare dei lavori edili è infatti responsabile nella scelta delle aziende e quindi se sceglie un'azienda, ad esempio, che lavora in nero, dei lavoratori che non sono regolari, in caso di infortunio sul lavoro è direttamente responsabile di quello che succede nella sua casa, nel suo lavoro di ristrutturazione. Quindi per informarvi maggiormente su quelli che sono i vostri diritti e i vostri doveri, vi presentiamo una serie di interviste con esperti del settore edile. Siamo in un momento di difficoltà per l'edilizia. In maniera contemporanea sono venuti meno la domanda pubblica, visto la crisi finanziaria del nostro Stato. La domanda privata è in difficoltà, fortunatamente tiene la domanda di ristrutturazione degli immobili esistenti e di efficientamento energetico degli immobili esistenti. La manovra Monti, che pure ha colpito in maniera forte l'edilizia introducendo una patrimoniale sugli immobili che ne rallenterà la commercializzazione, ha stabilizzato il 36%, che diventa perciò una norma definitiva, sempre utilizzabile dai committenti, e ha prorogato per il 2012 il 55%, dunque gli interventi di efficientamento energetico degli immobili esistenti. Il consiglio che ANCE Bologna dà ai committenti di lavori di ristrutturazione di efficientamento energetico, che spesso riguardano tetti, dunque rischio di caduta dall'alto, è quello di essere molto attenti alla previsione dei rischi collegati a questi lavori e all'impresa a cui si affidano questi lavori. Vi ricordo che le regole principali nella gestione di un cantiere sono innanzitutto la nomina di quello che è chiamato coordinatore per la sicurezza, un professionista abilitato a seguire in questo settore il cantiere, la predisposizione di una serie di documentazioni che sono il piano di sicurezza e coordinamento da parte del coordinatore e la predisposizione dei famosi piani operativi della sicurezza che ogni azienda edile che entra nel cantiere è tenuta a sviluppare. Quindi che cosa consiglieresti ad una persona, non dico dello spettacolo, ma insomma anche comune, che tipo di cose potrebbe fare prima di interpellare un'azienda o un'impresa? Beh, assicurarsi che questa azienda o questa impresa rispetti le norme di sicurezza stabilite dalla legge, proprio per tirarsi indietro da eventuali responsabilità. E quindi l'uso del casco e altre situazioni, non lo so, i piedi, le scarpe, quelle con la punta di ferro che vanno tanto di moda tra i ragazzotti. Chi lo sa, sì, pretendere queste cose, perché se poi la responsabilità è anche di chi fa fare il lavoro, quindi penso che sia interesse comune rispettare queste regole. Non è più pensabile, non è più assolutamente accettabile che un operatore vada sul tetto senza nessun tipo di garanzia e senza nessun legame con qualche cosa che gli salvi la vita. Quindi bisogna, e anche qui credo che sia una battaglia culturale, bisogna che il singolo condomino, credo che sia molto difficile da farglielo capire, ma che capisca che tutto sommato se spende dei soldi li spende per garantire una vita umana, e in ogni caso anche qui forse vale la minaccia di dire se poi qualcuno si fa male, sono brutte faccende per tutti quanti, compresi anche i condomini. Il committente deve essere mercantile, deve essere colui che pensa al proprio tornaconto, ma il proprio tornaconto alla fine, volgarmente detto, è anche quello di evitare danni a se stesso. Sei un egoista committente, vuoi pensare soltanto a te stesso, allora passa dalla porta del meno problemi ho e meno spendo. Automaticamente, investendo prima, salvi te, se vuoi pensare solo a te, ma automaticamente salvi chi lavora forte, duro, compatto e costantemente.
Il committente è una figura che ha delle responsabilità all'interno del decreto 81, in quanto è lui che commissiona un'opera, ad esempio, all'interno del proprio appartamento. Quindi il decreto 81, che è sistematico per portare a risultato l'obiettivo della sicurezza, pone nei confronti del committente una serie di specifiche disposizioni che spesso vengono ignorate, dicendo: beh, sono io che pago, questa è casa mia, posso chiamare chi mi pare e la sicurezza può essere un optional. Non funziona così. E così le pare di aver assolto ai suoi obblighi di committente? Per concludere, rispetto anche all'opportunità che ho in questa trasmissione in cui ci occupiamo di sicurezza, l'appello che anche CNA fa al sistema complessivo delle imprese e dei lavoratori, seppur in un momento di estrema difficoltà del settore, difficoltà economica, difficoltà di lavoro, l'appello a non assolutamente disincentivare e non abbassare l'impegno delle associazioni dei lavoratori e dell'impresa sui temi della sicurezza. Investire in questa materia paga, è assolutamente nostra convinzione, credo sia convinzione dei lavoratori e delle imprese, che un impegno forte sulla qualità e sulla sicurezza porti assolutamente benefici all'intero sistema delle costruzioni, sia per le imprese che per i lavoratori. Da settembre 2012 l'Istituto Edile di Bologna organizza un corso gratuito di qualifica professionale per giovani in operatore edile alle strutture. Il corso dura 2 anni, sono 2000 ore in totale, e prevede una parte di attività in cantiere o presso aziende edili di Bologna e provincia. Le famiglie interessate, i ragazzi interessati possono venire a trovarci in via del Gomito 7 a Bologna il 26 e il 31 gennaio 2012 per visitare i nostri laboratori.